passare questi 10 minuti accademici per far arrivare un po' tutti, direi che possiamo partire. E prima di introdurre l'argomento della serata e di presentare i relatori che sono qui presenti, permettetemi 2 minuti per presentare a voi che cos'è la Civetta di Minerva, questo circolo culturale che organizza questo incontro e chi sono anche le persone che l'animano. La civetta di Minerva come simbolo è appunto quella civetta che da Omero in poi accompagna le narrazioni di Atena nei miti dell'antica Grecia e di Minerva nei miti dell'antica Roma. Inoltre, poiché gli occhi e il becco seguono quello che è la lettera dell'alfabeto greco Phi, essa è anche da sempre associata alla filosofia, alla conoscenza e alla saggezza in senso lato. Il circolo culturale che porta il suo nome, appunto la civetta di Minerva, è nato nell'ottobre del 2017, intende appunto promuovere e incoraggiare la conoscenza e l'approfondimento delle scienze umane e sociali. È un circolo culturale che nasce a Zevio, in provincia di Verona, ma che per la prima volta sbarca appunto a Verona, all'interno delle mura cittadine, e che vuole oggi proporvi quello che crediamo in realtà essere un percorso più che una vera e propria conferenza, perché attraverso l'aiuto di questi 3 relatori noi oggi cercheremo di affrontare un percorso che, come suggerisce il titolo del nostro incontro, parte appunto da quella che è la crisi ecologica che ci troviamo a vivere e arriva a sbarcare sino al postumano, a questa entità, potremmo definirla così, di cui si sente tanto parlare ultimamente, sino ad arrivare a mettere in discussione quelli che sono i presupposti stessi dell'antropocentrismo. Quindi, senza perdere ulteriore tempo a introdurvi l'argomento, vi presento quelli che sono i nostri ospiti. Abbiamo qui direttamente alla mia destra Andrea Nathan Feltrin, che è laureato in scienze filosofiche presso l'Università degli Studi di Milano e attualmente sta svolgendo il dottorato di ricerca presso l'Università di Santiago de Compostela in etica ambientale. Inoltre è membro del laboratorio galego di Ecocritica e fa parte del consiglio direttivo di Galline in Fabula. È inoltre autore dei libri Mangereste un vegano verso un orizzonte biocentrico e l'ultimo Umani troppo umani, sfide etico-ecologiche della crescita demografica, edito da Eretica. Abbiamo inoltre Nicola Zengiaro, che è laureato in filosofia presso l'Università degli Studi di Torino sotto la direzione di Maurizio Ferraris. Si è specializzato, lavorando con il professor Oscar Orta, nel Master in Filosofia dell'Università di Santiago di Compostela. È ricercatore nel laboratorio galego di Ecocritica e fa parte della redazione di Animal Studies. Ha pubblicato articoli accademici in riviste scientifiche italiane e spagnole come Ibris, Lazarus, Vegeta e Animal Studies. Inoltre fa parte anche lui del consiglio direttivo di Galline in Fabula, Agathe di Giacomo, e del Centro Studi di Filosofia Postumanista. E per ultima abbiamo Sofia Righetti, veronese doc, che è laureata in filosofia della medicina all'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, conseguendo poi con lode la magistrale in filosofia del diritto. E è inoltre campionessa nazionale di alpino e paralimpico, vincendo l'oro in slalom gigante e l'argento in slalom speciale. È stata speaker al TEDx Verona 2015, ha lavorato per la web serie Sofia Rocks andata in onda su Repubblica TV e ha collaborato insieme al giornalista Roberto Saviano. È stata inoltre relatrice dell'International Journalist Festival del 2017 insieme a Claudio Arrigoni, parlando delle parole corrette da usare nell'ambito della disabilità. Io ora avrei concluso l'introduzione sia della tematica sia dei relatori, lascerei quindi la parola a Nata Feltrin. Ok. Iniziamo. Allora, io questa sera cercherò brevemente di introdurvi il concetto di antropocene. Non so se qualcuno di voi ne abbia mai sentito parlare, però fondamentalmente è un termine che è esploso nel dibattito sia scientifico che non a livello internazionale per quanto riguarda il concetto di crisi ecologica. Prima di fare questo cercherò di aprire un attimo come dire, lo sguardo su quello che noi definiamo crisi ecologica. Anzitutto cosa significa essere in crisi e cosa significa che siamo in crisi con il nostro ambiente. Tendenzialmente già quando noi ci rifacciamo all'etimo della parola crisi, fondamentalmente intendiamo decisione, cioè la crisi è un momento in cui qualcosa deve cambiare.
E quando diciamo di essere in crisi con il nostro ambiente, fondamentalmente dovremmo capire che cosa stiamo dicendo, se essere in crisi significa che abbiamo interrotto un rapporto armonico che avevamo con l'ecosistema e in che modo poter rientrare in armonia con esso. Il termine antropocene ci porta direttamente, come dire, nel vivo di questo dibattito. Anzitutto, una premessa che è necessaria fare quando si parla di etica ambientale è escludere il concetto di natura dal dibattito, perché fondamentalmente il concetto di natura è un concetto ingannevole che porta tantissime contraddizioni e tantissimi problemi. Come diceva il filosofo Charles Sanders Peirce, non è inutile stare a discutere di qualunque cosa se prima non ci si accorda sui termini. E il punto è che il concetto di natura è uno dei più abusati all'interno del dibattito, non soltanto filosofico, ma nella vita di tutti i giorni. Si può dire, non lo so, che si può giustificare a livello politico e dire che siamo contro le unioni civili, si può dire che l'omosessualità non è naturale, si può dire la stessa cosa della dieta vegana, si può dirlo di qualunque altra cosa. Ci riempiamo spesso la bocca di termini quali contro natura o definire qualche cosa come bio e quindi dandogli il valore aggiunto in quanto naturale. Il punto è che fondamentalmente o l'uomo è parte della natura o l'uomo è parte della natura, quindi qualunque cosa che l'uomo fa normalmente rientra nell'ambito della natura, quindi anche costruire una città è parte della natura. Però la natura è un grandissimo calderone a cui non dovremmo ispirarci, perché non possiamo guardare la natura come un insieme di valori morali, e questo ce lo insegna anche il darwinismo, perché in natura fondamentalmente abbiamo dalla cooperazione allo stupro, al genocidio, alla creazione fondamentalmente di tutto ciò che è meraviglia per noi. Dall'altra parte, se l'uomo non è natura, non si capisce perché dovrebbe in qualche modo ad essa ispirarsi. Se, come dire, come diciamo noi filosofi, è ontologicamente qualcosa d'altro rispetto alla natura, non si capisce per quale motivo l'uomo dovrebbe rientrare in accordo con la natura e non invece piuttosto domesticarla. Fondamentalmente questo problema di disarmonia con l'ambiente è diventato ancora più evidente e problematico negli ultimi decenni, in cui fondamentalmente ci si è resi conto che parlare di estinzione delle specie, parlare di cambiamento climatico, di acidificazione degli oceani, di consumo dei suoli, di alterazione del ciclo dell'azoto, non si stava fondamentalmente più parlando di singoli problemi, non si stava più parlando di alcune deviazioni in ambito, come dire, alcune esternalità negative della società contemporanea, tendenzialmente principalmente occidentale capitalista. Si stava parlando di qualcosa di ben più radicato, un'intera svolta a livello non puramente storico, ma addirittura geologico. Per questo fondamentalmente nel 2000 il premio Nobel per la chimica Paul Crutzen e il geologo Eugene Sturmer hanno coniato il termine antropocene. Fondamentalmente Crutzen ad un congresso di geologia ha detto: basta, non possiamo più dire di essere nell'olocene, cioè l'epoca geologica in cui l'umanità si è sviluppata a livello di civiltà, avendo un clima relativamente stabile, ma siamo entrati nell'antropocene. E cosa intende con antropocene? Che dal greco vuol dire anthropos kainos, ovvero uomo nuovo. Antropocene detta anche l'epoca dell'uomo. Perché epoca dell'uomo? Perché fondamentalmente alcuni equilibri che sono rimasti intatti attraverso millenni, se non milioni di anni, sono andati ad essere alterati dall'azione diretta di Homo sapiens. Qualcuno ha coniato anche il termine di tecnosfera. In poche parole, col termine tecnosfera si intende che per ogni metro quadrato di superficie sul pianeta Terra ci sono almeno 50 kg di fondamentalmente che sono residui di artefatti umani. E allora che cosa si è voluto intendere con questo antropocene? Si è voluto intendere che noi abbiamo lasciato, in quanto specie, una pellicola intorno al nostro pianeta. Abbiamo fondamentalmente lasciato un'impronta che non è un'impronta normale come quella di altre specie, ma è un'impronta che si è sedimentata a livello geologico, al punto che ipotetici geologi del futuro potrebbero tranquillamente notarne gli effetti. Fondamentalmente abbiamo ancora a che fare con radionuclidi e isotopi che sono rimasti dopo la detonazione della prima atomica, e questo lo troviamo addirittura anche ai poli. Il problema che ha sollevato il concetto di antropocene è che il concetto di antropocene non soltanto non è ancora stato accettato interamente in geologia, infatti i geologi come scienziati tendono ad avere tempi molto lunghi di accettazione su queste tematiche, i dibattiti sono lunghi, il materiale da raccogliere tanto,
Quindi non si può dire che sia un termine scientificamente accettato, ma a livello al di fuori dell'ambito delle scienze dure è diventato fondamentalmente si è fatto semiosfera, cioè è diventato un vocabolo talmente usato che è impossibile prescinderne in termini di dibattito sociologico, antropologico, filosofico. Questo perché? Perché fondamentalmente si sta dicendo qualcosa di assolutamente nuovo, cioè l'essere umano è diventato non il padrone della Terra, ma il pilota di un'astronave, che è questo pianeta, un piccolo pianeta, un'astronave che sta esaurendo le risorse e un'astronave che si trova nello spazio e senza la possibilità fondamentalmente di atterrare per fare il rifornimento. E l'essere umano sta in questo momento decidendo le sorti, non soltanto del proprio destino, non soltanto le proprie sorti, ma anche quelle di tutta l'intera comunità dei viventi. E allora diventa assolutamente fondamentale capire cosa significa per ognuno di noi non abitare più nell'Olocene, non abitare più in quell'orizzonte ecologico che ci ha dato la sicurezza per poter sviluppare ogni forma di civiltà significativa nella nostra ottica, quantomeno. Quindi fondamentalmente il termine antropocene, che in Italia nel dibattito fa ancora fatica ad entrare, all'estero è stato ampiamente discusso e anche ampiamente criticato. Qual è il problema? Il problema è che quando si parla di antropocene si parla di anthropos, ovvero uomo, e molti filosofi, sociologi e antropologi hanno detto: sì, ma quale uomo? Parliamoci chiaro, stiamo parlando di una crisi di una portata senza precedenti, una crisi che fondamentalmente andrà a inficiare sul futuro non soltanto delle generazioni a venire, ma anche delle generazioni presenti, ad un livello che fondamentalmente farà impallidire quanto è accaduto con le guerre mondiali, perché la crisi ecologica non è mai una crisi di per sé, non è mai una questione di zone che si desertificano dall'altra parte del mondo o specie che si estinguono lontano dai nostri occhi. Si tratta fondamentalmente di sconvolgere gli interi assetti geopolitici della modernità. Quando si parla anche di problematiche in Siria, ci si tende spesso a dimenticare delle siccità che non sono altro che causa del cambiamento climatico, o comunque non si tiene presente il fatto che ad esempio fenomeni migratori saranno sempre più legati al cambiamento climatico, l'estinzione delle specie inficerà la nostra esistenza in una maniera che non siamo minimamente in grado di prevedere, e così via il consumo di suoli. In particolare, un fenomeno fra tutti è l'aumento incredibile della popolazione umana. Andiamo verso i 9 miliardi e passa di esseri umani entro il 2050, e si pensa, stando ai prospetti dell'ONU, di averne circa 11 miliardi a fine secolo. 11 miliardi di esseri umani in un mondo fondamentalmente già incredibilmente stressato, che sta vivendo un fenomeno di estinzione di massa, con un tasso di estinzione dai 100 alle 1000 volte superiore a quello che dovrebbe essere il tasso normale di fondo d'estinzione. Tutto questo è assolutamente inquietante, e a tutto ciò bisogna in un modo o nell'altro riuscire a dare una risposta. Una risposta che non può essere ovviamente unidirezionale, bisognerà affrontare, scalfire da tantissime direzioni il problema antropocene. Il fatto è che molti filosofi, sociologi e antropologi si sono posti il problema di quale anthropos è responsabile di questa situazione, perché dire che l'essere umano in quanto tale, usare questa categoria, è responsabile dell'attuale crisi ecologica non è considerabile esatto. Fondamentalmente è difficile andare a dire agli Ashuar della foresta amazzonica o ai Kanak o tantissime altre popolazioni che loro sono responsabili della situazione in cui ora ci troviamo. Sono tantissime popolazioni che fondamentalmente non hanno avuto un ruolo significativo o non hanno avuto affatto un ruolo nell'attuale direzione degli eventi. Basti pensare agli Inuit: noi andremo a sconvolgere la loro stessa esistenza, la loro stessa possibilità di continuare a vivere come hanno fatto per millenni, e fondamentalmente loro non hanno fatto nulla per arrivare a questo punto di rottura, a questa crisi. E quindi alcuni filosofi hanno proposto teorie differenti, quali quella di Capitalocene, ad esempio, di Donna Haraway, Joseph B. Moore e tanti altri autori hanno proposto Capitalocene, dando la colpa di questa, fondamentalmente questo sfacelo ecologico, ha un'idea di tipo di stampo capitalistico. Questa teoria comunque è interessante perché fondamentalmente mette in evidenza come uno dei problemi principali che ci troviamo oggi a dare una risposta efficiente dal punto di vista della crisi ecologica è quella che molto spesso riusciamo facilmente ad essere ingannati da tanta propaganda che fondamentalmente, piuttosto che farci cambiare direzione
economica, piuttosto che farci cambiare atteggiamento politico, piuttosto che farci cambiare stile di vita, preferisce cercare di illuderci che basti, non so, mettere un'etichetta verde davanti alle lampadine che compriamo, passare da un'auto a benzina a un'auto elettrica e fondamentalmente il mondo rimarrà uguale. Si sa che il mondo non rimarrà uguale e non sarà il capitalismo verde a cambiarlo. E questo è molto importante perché Moore mette in evidenza come sono, è come l'ideologia che si pone di fronte, che ha dato il via all'utilizzo del carbone, ad essere e fondamentalmente alla diffusione massiva del carbone, che deve essere criticata ancora prima di poter dire passiamo dal carbone all'utilizzo di nuove tecnologie, che comunque questo è un problema assolutamente rilevante, perché di fronte al picco del petrolio e al picco della maggior parte degli elementi chimici che utilizziamo nella vita di tutti i giorni, anche per fabbricare, non so, telefonini, che per noi sembrano qualcosa di assolutamente intelligente, tecnologico, capace di, come dire, compiere una elevatissima dematerializzazione, rendere più semplice la vita, in realtà all'interno di un telefonino abbiamo circa 60 elementi chimici, quando in una casa normale di un ricco americano 50 anni fa vi erano un massimo di 20 elementi chimici, e questi elementi chimici non sono tutti al 100% rinnovabili, e comunque in un modo o nell'altro prima o poi finiranno. Si può trovare vari sistemi e vari modi di sostituire, però quello che bisogna capire è che se pensiamo veramente di mettere tutta la popolazione della Cina, dell'India davanti a un televisore, al plasma e al volante di un'auto, stiamo andando fondamentalmente a schiantarci contro le realtà ecologiche. Effettivamente ci troviamo in una condizione di overshoot ecologico per la quale attualmente l'intera popolazione umana consuma 1,7 terre. Questo noi dovremmo dire 1,7 terre, vuol dire siamo già in un deficit terribile e quindi dovremmo già vederne l'effetto. Il problema è che non è così immediato. La terra ha dei meccanismi di resilienza che le hanno permesso di portare avanti, sopravvivere attraverso milioni di anni, mantenendo gli ecosistemi in grado di continuare a prosperare nonostante asteroidi, nonostante grandi eruzioni di vulcani. Però questo non significa che si possa garantire un'omeostasi a lungo termine se i consumi continueranno a crescere. Come diceva un economista ribelle, la crescita infinita su un pianeta finito è pensabile solo per un pazzo o un economista. Il problema è proprio questo, è pensare dall'altro lato che la tecnologia ci verrà a salvare, anche qui rischiamo di incorrere in un gravissimo errore. La tecnologia sarà utilissima, determinerà il futuro, ma non possiamo pensarla come un deus ex machina. Come diceva Angus Deaton, un altro economista, la necessità sarà anche la madre di tutte le invenzioni, ma non tutte le gravidanze hanno necessariamente buon esito. Detto questo, non so quanto tempo abbia ancora, ne ho ancora abbastanza, ok. Ci sono anche altre alternative a quella di Capitalocene. Bisognerebbe riflettere un attimo anche sul fatto che attualmente è aperto ancora un dibattito su quando abbia inizio questa era geologica. Si sta cercando il cosiddetto golden spike, cioè il momento in cui vi è stato un salto tra la condizione ecologica geologica attuale e quello che dovrebbe essere definito antropogene. E vi sono diverse teorie, e capire quale è stato il momento di rottura non ci serve tanto per trovare un responsabile, che quello, diciamo, è abbastanza fine a se stesso. Quello che serve è capire qual è stata la mentalità, quali sono state le pratiche, quali sono stati i saperi che ci hanno, come dire, fatto trovare completamente immersi in queste sabbie mobili, in cui sembra sempre più difficile uscire, soprattutto se teniamo presente le attuali politiche in ambito ambientale, o meglio, le attuali non politiche in ambito ambientale. La prima teoria è rilevante, è quella cosiddetta agrilogistica di Timothy Morton e William Rudiman. Fondamentalmente questi sostengono che da quando è iniziata l'agricoltura l'uomo ha cominciato massivamente a intervenire sugli equilibri del pianeta, perché fondamentalmente noi continuiamo, cioè è solito pensare che l'agricoltura sia sempre stata qualcosa di pacifico che in maniera neutrale ha determinato un modo, come tanti altri possibili, per una specie di sopravvivere. In realtà dobbiamo pensare che Homo sapiens, cioè come si è sviluppato, è una specie che ha circa 200.000 anni, e 200.000 anni, comparati ai 10-12.000 anni di sviluppo agricolo, sono tantissimo. Significa che per 190.000 anni e più noi abbiamo vissuto come specie basandosi su caccia e raccolta o altri sistemi, e quindi il passaggio all'agricoltura non è stato un passaggio, come dire, innocente, ha portato tantissime implicazioni, cambiando in particolar modo non tanto le nostre pratiche di sopravvivenza ma il nostro modo di pensare al mondo.
dovete immaginare che la domesticazione di specie animali e vegetali è iniziata con la comprensione dell'utilizzo a scopo strumentale delle altre specie. Se noi facciamo un esempio e ce li facciamo a popolazioni che vivono di caccia e raccolta, come i Kanako, come gli stessi Ashuar, per loro è normale che non ci sia una distinzione tra natura, cultura, tra l'animalità e l'umanità. Per loro fondamentalmente questi concetti si toccano, non c'è neanche un concetto di umanità. Mentre quando le prime civiltà hanno cominciato a instaurarsi, hanno cominciato anche ad avere un rapporto di categorizzazione e un rapporto, come dire, ontologico nei confronti del mondo, che aveva lo scopo di assegnare posti, ruoli nella piramide dei viventi in modo tale da avere una mappa funzionante entro la quale poter agire per ottenere sempre più profitto. E ovviamente in questo modo si tenderebbe a schiacciare quello che è il cosiddetto concetto di capitalocene e schiacciarlo sulla rivoluzione agricola, fondamentalmente fare della mentalità agricola contrapposta alla mentalità di sussistenza diciamo la svolta, il primo step verso una mentalità prettamente capitalistica. Per quanto possa sembrare non tanto assurdo, perché come a livello di spiegazione ci sono dei dati, è dimostrato che il cambiamento climatico, anche se non è paragonabile ai ritmi attuali, comunque è già iniziato il cambiamento climatico da parte antropica grazie all'agricoltura. Il punto più che altro interessante è capire quali aspetti dell'agrilogismo sono ancora fortemente predominanti nel pensiero attuale. Penso che poi altri due relatori metteranno anche in luce quali dinamiche hanno fatto sì che Homo sapiens fondamentalmente tenda a categorizzare in un certo modo gli altri viventi. Un'altra teoria è quella di Will Steffen e anche di Paul Crutzen, per quanto concerne l'idea che sia stata la rivoluzione industriale a determinare questo passaggio. Anche se poi entrambi gli autori hanno rivisto la loro posizione, hanno pensato di attribuire al 1945 il passaggio, cioè quando fondamentalmente l'umanità si è fatta veramente minacciosa per l'intera biosfera ricorrendo alle prime armi atomiche. Ma un'altra teoria interessante di Lewis e Maslin è per quanto concerne il Columbian Exchange. Fondamentalmente un altro passaggio significativo è quando la Terra, l'egumene, si è fatto più piccolo. E in che momento si è fatto più piccolo? Si è fatto più piccolo e unito nel momento in cui fondamentalmente c'è stato un grande rimescolamento di specie. Adesso per noi parlare di specie invasive è, come dire, qualcosa che siamo abituati anche a sentire, il problema dello scoiattolo grigio, tanti problemi con l'invasione di specie. Però fondamentalmente quando è che è cominciata questo grande rimescolamento di viventi? Fondamentalmente con la conquista delle Americhe e il graduale importare e esportare ogni tipo di animale o pianta considerata utile. Si potrebbe domandare se questo non sia che il risultato o uno dei parossismi, ancora prima degli OGM, della mentalità agrilogistica. Tutte queste teorie sono assolutamente, a mio avviso, interessanti. Una in particolar modo è invece quella del biologo Edward Wilson. Edward Wilson è uno dei più importanti entomologi, ma anche uno dei più importanti ecologi attualmente viventi, e ha scritto tantissimo per quanto riguarda la biodiversità. E se si prende un manuale qualunque di ecologia, le formule che descrivono il rapporto tra aree e specie sono per lo più state studiate da lui e dal suo team. Edward Wilson ha detto fondamentalmente nel suo ultimo libro del 2016 che se noi non destineremo metà della Terra alle altre specie viventi non ci sarà modo di frenare l'estinzione. Attenzione, metà della Terra si intende anche gli oceani, quindi grandissima parte dello sforzo sarebbe quello di creare riserve naturali nei mari, in cui soprattutto il problema dell'eccessiva industrializzazione della pesca rimane uno dei punti scoperti dell'attuale conservazionismo. Edward Wilson ha definito l'epoca che stiamo andando ad affrontare non tanto antropocene, ma ha usato un termine a mio avviso ancora più suggestivo, che si chiama eremocene, fondamentalmente età della solitudine. Quello che ha voluto analizzare Wilson è il fatto che fondamentalmente se noi non cambieremo rotta perderemo praticamente quasi tutta la biodiversità di questo pianeta. Già che se consideriamo che praticamente Homo sapiens, le specie adesso domesticate, sicuramente rappresentano a livello di biomassa il 90, parlando ovviamente almeno per quanto riguarda gli animali, rappresentano circa il 90% della biomassa sulla Terra. Vuol dire che per quanto riguarda la cosiddetta wildlife, per quanto riguarda la natura selvaggia,
per quanto riguarda gli animali non domesticati, questo pianeta ormai non rappresenta che un piccolo baluardo a cui noi attribuiamo un valore immenso, perché ovviamente per noi, proprio per un nostro modo di essere umani, è importantissima l'idea di poterci confrontare, di godere esteticamente, di sapere dell'esistenza stessa, ad esempio, non lo so, di grandi carnivori o di grandi riserve in Africa o dell'esistenza stessa della foresta amazzonica. Però al contempo, a livello di società, abbiamo tacitamente accettato il fatto che la vita selvaggia possa sparire dalla nostra esistenza. Per cui fondamentalmente con urbanizzazione, aumento della popolazione, aumento della coltivazione, man mano andiamo a ridurre sempre di più lo spazio, l'area che possono occupare queste specie. Si sa che quando si riduce l'area l'effetto sul numero di varietà di specie è significativo. Io quello che volevo dire prima di chiudere fondamentalmente è che il concetto di eremocene per me è ancora più suggestivo, perché il fatto che noi non comprendiamo l'alterità potrebbe essere considerato uno dei più gravi crimini che l'umanità tendenzialmente sempre portato avanti. Si pensi soltanto alla conquista delle Americhe. La conquista delle Americhe si è sviluppata in questi termini. Non è che è avvenuta automaticamente, si è scoperta una terra che comunque era abitata, e quindi non è che si è potuto occuparla così senza giustificazioni. Persino nel 1400 bisognava dare delle giustificazioni morali, delle dottrine, come dire, etiche, per cui poter procedere con la conquista. Fondamentalmente quello che è stato detto era che queste popolazioni non erano considerabili esseri umani, sono state considerate ontologicamente inferiori quanto li consideriamo ontologicamente inferiori a ogni altro essere vivente. In pratica sono stati considerati con quel termine che il filosofo, antropologo Svetlana Todorov aveva definito subhuman, cioè sottumani, e in questa considerazione loro sono stati occupati, le loro terre sono state fondamentalmente espropriate. E il punto è che tante persone che sono intervenute a contestare ai tempi questa posizione sono cadute nell'errore contrario. Loro hanno fondamentalmente detto: sono come noi, non sono diversi da noi, non sono meno da noi, non sono meno di noi, sono esattamente come noi. Cioè praticamente si è passati da una posizione come quella di Cristoforo Colombo, che vedeva le popolazioni locali come persone che cercavano di persone che cercavano di parlare spagnolo ma non erano in grado di farlo perché non erano cognitivamente capaci, a persone che erano, come difendeva invece teorico come Bartolomeo de las Casas, persone esattamente come noi, quindi esattamente cristiani, quindi esattamente con le stesse categorie morali, con esattamente gli stessi diritti, ma che devono comportarsi come noi ed essere educati come noi. Fondamentalmente ogni volta che l'umanità si è trovata di fronte all'alterità non ha fatto altro che negarla mettendogli un segno meno davanti, oppure cercare di eguagliarla, inglobarla mettendogli il segno dell'identità. E ogni volta che noi facciamo qualcosa del genere, fondamentalmente perdiamo una grandissima possibilità che il nostro mondo diventi sempre più ricco. Quindi, in ultima istanza, potremmo dire che l'antropocene non rappresenta altro di diverso che il nichilismo nel senso più nichiano del termine, ovvero la cancellazione di qualunque differenza e l'omologazione del mondo attraverso un processo di dimenticanza rafforzato dalla macchina capitalistica. Il mio invito finale è quello di riconsiderare il termine antropocene nei termini greci, anthropos kainos, cioè uomo nuovo. Non dobbiamo pensare che questa sia l'epoca dell'uomo, nel senso che l'uomo tramite la geoingegneria ha conquistato il mondo e può decidere di fare qualunque cosa di questo pianeta, ma semmai quello che auspico è che si ripensi il concetto di anthropos come un concetto liquido. Non bisogna necessariamente andare a pensare al postumano come se ci sia un'umanità e un'umanità che debba essere superata. Per me il concetto di umanità è semplicemente un concetto fra i tanti che può essere tranquillamente decostruito, perché noi abbiamo tantissimi esempi, tantissime testimonianze che Homo sapiens in diversi ambienti, in diverse regioni del mondo ha potuto sviluppare diversi modi di essere nel mondo, diverse ontologie, diversi modi di intendersi al di là della natura e della cultura. Quindi il mio invito è quello di ripensare a un uomo nuovo, e in altre parole, riprendendo anche l'idea di Donna Haraway, che secondo la quale ogni narrazione non è mai neutrale, iniziare a raccontarci qualcosa di diverso, raccontare una storia diversa di che cosa vogliamo intendere per uomo, e tramite questa narrazione cercare di andare oltre alle categorie che hanno, come dire, fossilizzato il nostro essere nel mondo al punto da renderlo cieco e insensibile di fronte a qualunque forma dell'alterità.
grazie a Nathan per l'intervento interessante, e grazie a Yuri e grazie alla Civetta di Minerva per averci invitato. Io stasera volevo parlarvi un po' di antropogenesi e animalità, però mi concentrerò principalmente sul linguaggio, perché non si può pensare, a parer mio, Homo sapiens senza pensare al linguaggio. Dunque, la domanda da cui partiamo è: quali sono gli effetti della parola sull'animale? Voglio subito suscitarvi un'immagine. Dovete pensare a un labirinto. Voi siete dentro un labirinto. Dentro questo labirinto inseriamo un corpo animale, per esempio un ratto. Nell'esperimento di un ratto all'interno di questo labirinto ci sono un sacco di valvole, leve, bottoni, luci. Principalmente cosa si fa? Si affama l'animale perché si crea un desiderio, una necessità, ovvero cercare il cibo. Dopodiché gli si dà un segno esterno, per esempio si accende una luce e questo topo, per esempio, si muove, va addosso una leva, la leva si abbassa e esce una nocciolina. Allora comprende che attraverso un segno la leva avrà del cibo. Quindi abbiamo una sequenza di segni, la luce, la leva, il cibo. Adesso cosa succede? Che l'animale in generale principalmente ha un sapere corporeo, percettivo, immediato, diretto contatto con l'esperienza, ok? Per cui possiamo dire che ciò che sa è ciò che gli è necessario per vivere. Invece noi, inserendolo all'interno di un labirinto, lo obblighiamo a imparare, a progettare, a riconoscere e determinare. Perciò noi lo mettiamo all'interno di un sistema già definito, per cui lui deve apprendere qualcosa, non deve sapere qualcosa. Allora tutto ciò, diciamo che quello che il ratto apprende è di dare un segno. Lo sperimentatore è interessato a il ratto se dà un segno, cioè se riesce ad apprendere, ok? Quello che è interessante all'interno di questa sequenza è come si passa da un sapere a un apprendimento. Un sapere corporeo, percettivo, abbiamo detto immediato all'esperienza, ok? E invece un apprendimento si passa attraverso un segno, qualcosa di esterno, qualcosa che viene dato dall'esterno. Dunque ciò che si cerca in realtà è una risposta, cioè lo sperimentatore cerca dal ratto una risposta. In questo rapporto di segni è un rapporto di pura esteriorità, cioè deve dare un segno allo sperimentatore che ha appreso ad apprendere. Il ratto è inserito in un sistema già dato, deve dare una risposta. Dunque, fra il ratto e il cibo, ok, fra la fame e la necessità, c'è lo schermo dei segni, il segno della luce, il segno della leva che si abbassa e il segno del cibo. A questo punto c'è un movimento che è doppio del ratto. C'è il gesto e c'è il segno, che sono due cose molto distinte. C'è il ratto, la fame, la nocciolina, e adesso deve cercare un segno il ratto, deve cercare qualcosa che medi la sua necessità e ciò di cui ha bisogno. Questa situazione in cui inseriamo un corpo animale all'interno di un labirinto è di creare una distanza, un dubbio, ma anche incertezza, ok? Ovvero la incertezza deriva dal fatto che ci si affida un segno esterno, un segno che bisogna apprendere a cercare, a vedere. Per esempio, i coniugi Premack cominciano a lavorare nel 1966 con una scimpanzé di 7 anni di nome Sara. Sara aveva imparato a utilizzare dei gettoni magnetici su una lavagna. Allora ci furono due esperimenti interessanti, sempre riguardo alle categorie di uguaglianza e differenza. Nel primo esperimento si dava a Sara dei gettoni magnetici simboleggianti dei simboli, per esempio c'era un pezzo di mela, un bullone, una sedia, un altro pezzo di mela, un pezzo di arancia. Sara doveva capire che ciò che il compito da svolgere era di prendere i due pezzi di mela e metterli insieme. E su questo compito, che è un compito precisamente di percezione, Sara riusciva a portarlo a termine. Il secondo invece esperimento è il tentativo di comprendere se Sara aveva un concetto astratto, ovvero gli si metteva da un lato due quadrati uguali e dall'altro lato due cerchi uguali, e si doveva vedere se Sara aveva il concetto mentale di relazione di uguaglianza e, per lo stesso concetto, relazione di differenza.
Cosa succede? Che Sara non comprende questa relazione, ma i coniugi Premark gli mettono sotto alle due coppie un segno artificiale che indicava uguaglianza e differenza. Quando i Premark inseriscono un segno artificiale, Sara riesce a riconoscere questa relazione astratta. Allora cosa succede? Che il segno mette all'interno un nuovo modo di vedere il mondo, ok? Un nuovo modo di vedere la relazione, cioè qualcosa diventa visibile a un certo punto, però all'interno di una categoria di segni. Prima non c'è, diamo un segno a qualcuno, poi riesce a vederlo, ok? Un punto interessante che adesso vedremo è se Sara, per esempio, riesce a correggersi, ok? Perché la correzione è una cosa tipicamente umana. E quando Sara, per esempio, scrive un enunciato nel suo linguaggio di gettoni magnetici che non rispetta delle regole sintattiche, Sara si corregge. Ma com'è possibile? Per correggersi c'è bisogno di due condizioni. Il primo è di essere consapevoli di quello che si è fatto e il secondo è di essere consapevoli che siamo stati noi a farlo, ok? Per cui qua arriva anche un concetto di autocoscienza dell'animale. Dunque Sara può correggere l'errore solo se lo vede. Il problema sta nel comprendere qualcosa che va al di fuori delle proprie marche percettive, cioè del proprio ambiente, ciò che non gli è necessario per la sopravvivenza, per esempio. Allora la scrittura permette a Sara di percepire fuori di sé, proprio davanti a sé, come un oggetto, cioè di oggettivizzare il risultato delle sue azioni, ma anche dei suoi pensieri, anche dei suoi stati interni, perché quello che viene fuori è qualcosa che lei non conosceva inizialmente. E questo è ciò che accade esattamente con il linguaggio per noi. Cioè parlare a noi stessi quando noi pensiamo, quando parliamo da soli o quando parliamo a qualcun altro, questo è un metodo per mettere all'esterno qualcosa che in noi rimarrebbe impercepibile, o meglio, nascosto e inconoscibile, ok? Il linguaggio dunque in questo senso ci permette di uscire da noi e osservarci come da fuori. Riusciamo a osservare il nostro operato e sarà in questo senso, ok? Possiamo comprendere che lei scopre di avere un interno che prima non conosceva, cioè aveva queste percezioni, questi stati d'animi. Dopo la scrittura, attraverso l'insegnamento di un linguaggio artificiale come il nostro linguaggio naturale, lei comprende di avere un interno, ovvero qualcosa che ha pensato lo mette davanti a lei, ok? Ora se torniamo per esempio al primo esempio del ratto, il ratto sbaglierà e troverà un modo per non sbagliare più, ma accadrà attraverso una serie reiterata e casuale di tentativi, ok? Cioè il ratto riuscirà a comprendere ciò che deve fare non come un risultato di analisi approfondito del suo sbaglio, ma semplicemente di una situazione reiterata e casuale. Dunque possiamo comprendere che grazie al linguaggio abbiamo acquisito la capacità di analizzare un'esperienza, okay, a livello di dettaglio sempre maggiore, abbiamo imparato a isolare un elemento all'interno di un insieme più ampio e abbiamo imparato ad accorpare in un unico concetto molti elementi distinti. Per cui grazie al linguaggio riusciamo a analizzare, isolare ed accorpare qualcosa che va al di fuori delle marche percettive del mondo naturale. Per fare un mini riassunto di questo primo capitolo è che l'effetto della parola sull'animale è che esso riesce a vedere il mondo come un umano, che è attraverso un mondo linguistico, un mondo di dettagli che escono dalla nostra esperienza immediata, ok? Diciamo un modo di uscire da sé per vedersi e correggere il proprio operato, il proprio comportamento, ma anche i propri pensieri, i propri concetti attraverso dei segni che arrivano dall'esterno. Ora, il divenire umano in questo senso si gioca tutto intorno alla questione del linguaggio. Per esempio Heidegger, un filosofo tedesco molto importante, si è chiesto che cosa vede propriamente un'ape quando vede un fiore. Questa è una domanda essenziale per capire come vede il mondo un animale rispetto a Homo sapiens. Heidegger era interessato principalmente a capire se l'ape vedesse il fiore come un oggetto davanti a sé, okay? Il problema è che un oggetto separato e distinto può esistere esclusivamente se dall'altra parte c'è un soggetto che lo vede, ok? E un soggetto è qualcuno che sa di essere un soggetto, proprio perché può distinguersi dagli altri con cui ha a che fare. In questo gioco linguistico c'è la distinzione tra io e tu, per esempio.
Dunque, secondo Heidegger, l'ape è guidata dall'istinto che innesca, possiamo dire, un comportamento. Il suo comportamento è trascinato dagli stimoli che lo colpiscono costantemente. Ovvero Heidegger pensa che l'ape agisca in modo automatico, più o meno come pensava Cartesio, però senza rendersi conto, okay? Senza analizzare, come per esempio Farratto. Per Heidegger l'ape dunque non percepisce il fiore, cioè non è interessata a che cos'è il fiore in quanto fiore, ma il fiore non conta nulla per l'ape, poiché è solo l'intermediario per arrivare al nettare, cioè il proprio fine biologico del suo comportamento. Diciamo che l'ape non percepisce il fiore come un oggetto, né sé come soggetto, cioè non c'è questa separazione concettuale che Homo sapiens categorizza ogni volta, come giustamente ha fatto osservare Nathan. La struttura biologica, dunque, dell'ape, secondo Heidegger, le impedisce di accedere al mondo aperto dell'uomo, ma l'ape e tutti gli animali, l'animale in generale, singolare, abitano questo ambiente molto chiuso, fatto di marche percettive. E dunque, questo è il motivo per cui Heidegger dice che l'animale è povero di mondo, ovvero perché il suo ambiente fatto di marche percettive è meno ricco del nostro mondo aperto a comprendere gli oggetti in quanto tale. Adesso, interessante è come si passa dall'ambiente al mondo. Allora, dal punto di vista psicologico, la storia dell'inquanto di Heidegger è la storia di come un primato della specie Homo sapiens riesce a imparare a controllare la propria attenzione, ok? Ovvero, se fossi un'ape dovrei vedere il fiore anche quando non ho fame, ok? Poniamo un altro esempio. Delle ricerche neurologiche confermano che nel cervello dei viventi dotati di mani, per esempio, le aree visive si attivano contemporaneamente a quelle motorie, ok? Cioè vedere e agire procedono insieme. Adesso, per esempio, si può pensare alla sicurezza con cui un gabbiano, per esempio, si getta nel vuoto dal suo nido in una scogliera picco sul mare. In questo gesto, in questa percezione c'è già un'azione, e dunque fra occhio e ala non c'è una distanza, ma è la stessa cosa, è uno stesso movimento. Dunque possiamo ritrovare questo, per esempio, in un bambino. Quando un bambino vede una mela, vedere la mela significa provare immediatamente a prenderla, ad afferrarla. Cioè non esiste lo spazio che separa il progetto dalla sua realizzazione, l'occhio dalla mano, ok? In questo senso, quando il bambino partecipa a questo flusso di percezione e movimento unitario, l'inquanto di Heidegger non c'è ancora, ok? Dunque è necessario un dispositivo per separare il soggetto dall'oggetto, qualcosa che metta un muro tra i due, un filtro, ok? E questo filtro è una forma per passare alla forma specificamente umana, cioè qualcosa che interrompa un flusso del divenir mela del bambino, per intenderci. Okay? Qualcosa che separi soggetto-oggetto. Da una parte c'è io e dall'altra parte c'è la mela in quanto mela. Okay? Questo dispositivo è il linguaggio, propriamente. Infatti, come la mela, in termini di mela di linguaggio, di parola, è distinta da pera, la parola pera, nello stesso modo io, la parola io, è diversa dalla parola tu. Okay? In questo senso c'è una riorganizzazione cognitiva operata dal linguaggio che rovescia tutta la situazione. C'è un movimento, okay, che è il movimento del corpo animale all'interno del suo ambiente, c'è una separazione, questa separazione è operata da un dispositivo, questo dispositivo è il linguaggio. Adesso arriviamo al processo di antropogenesi. Allora, il processo di antropogenesi è un processo attraverso cui un esemplare di Homo sapiens diventa un soggetto, cioè un corpo animale capace di dire sé io. Mette questa parentesi, questa separazione tra io ed il mondo. Il processo inizia quando lo sviluppo cerebrale è ancora incompleto. La prima tappa che noi vediamo è il nome, ok? Poiché quando entra il nome gli viene attribuito prima della nascita al bambino. Per cui diciamo che prima ancora di nascere il bambino, cioè il cucciolo di Homo sapiens, è inglobato nella rete del linguaggio, ok? La prima separazione avviene quando il bambino entra in contatto con le cure parentali, passando attraverso una mediazione semiotica, cioè il linguaggio. In questo senso il bambino viene scisso completamente in due, c'è il corpo carnale con le cure parentali e c'è il corpo simbolico attaccato al nome, okay? Con cui la comunità gli si rivolgerà
usando il linguaggio. La seconda tappa in questo processo di antropogenesi è il no. È una tappa decisiva poiché i due registri, ovvero quello simbolico e quello corporeo, si incontrano. È interessante perché? Perché in questo processo il piccolo umano applica su di sé le pratiche semiotiche che impara a usare con gli altri. Okay? Facciamo un esempio molto pratico. C'è un bambino seduto su un tavolo, seduto su una sedia di fronte a un tavolo. A un certo punto un gatto sale sul tavolo, ok? Il bambino ha sentito molte volte i genitori dire che il gatto non può salire sul tavolo e così ripete queste parole, ok? Attraverso la ripetizione di queste parole che ha imparato a usare dai genitori, usa il linguaggio come forma di potere su un'altra corporeità, quella del gatto, ok? Lo stesso bambino ha fame, è in cucina e sa che nella dispensa c'è della cioccolata, ok? Dunque c'è la fame e c'è la cioccolata. Però sa che, per esempio, sua madre, se lui mangia prima di cena, si arrabbierà, ok? Ciò che separa la fame dalla cioccolata, mentre il bambino apre la dispensa, è un no che gli viene in mente, ma non c'è bisogno di immaginarselo quel no, è il linguaggio che parla direttamente per il bambino. Cioè possiamo dire che non c'è più bisogno di un adulto per ascoltare quel no, ma il linguaggio parla da solo, cioè non è il bambino che se lo vieta, ma è il linguaggio che dice quel no nella testa del bambino, ok? E infatti soltanto quando c'è il controllo si passa dall'animalità all'umanità, soltanto quando c'è un controllo. La terza e ultima tappa, l'ho chiamata basta parlare per essere un io, ovvero sempre il solito bambino, ascolta i genitori, la prima volta la madre dice io, dice tu riferendosi al padre, il padre dice io e si riferisce con il tu alla madre, ok? Cioè il bambino non sa chi è io e comprende che solo chi parla è io, ok? Cioè io e tu non sono attaccati a chi li porta, ma semplicemente a volte sei io e a volte sei tu, ok? Infatti l'antropogenesi è il processo che porta un vivente a dire io, cioè ciò che significa uscire da sé, come abbiamo detto, dal flusso del proprio vivere e vedersi dall'esterno. Esattamente come Sara, quando vuole comprendere il suo operato, mette i gettoni sulla lavagna e comprende qualcosa di sé, qualcosa di oggettivo, un oggetto, qualcosa che non è lei ma che fa parte di lei. Quindi vede in questo senso, l'io vede il proprio corpo come un oggetto, ok? Infatti il soggetto umano nasce come effetto di una frattura. Questo qua c'è tutta Lacan, c'è tutta la psicanalisi, la nuova psicanalisi, e quello fra l'io e il corpo è esattamente un taglio, ok? Diciamo che il parlare umano è sempre il parlare di un ventriloquo, è l'io che parla attraverso il corpo, è il linguaggio che parla di sé. E in questo senso il linguaggio parla da solo, però possiamo pensare ad un'altra cosa. Io per esempio ho la possibilità di non esserlo, ovvero la nominazione serve anche a togliere all'altro la possibilità di essere un io. Quando io parlo, gli altri non sono io, ok? Dunque sono io proprio perché tu non lo sei. Si diviene umano solo condannando l'altro all'inumanità, ok? Concludendo, allora, Homo sapiens diviene umano solo quando attraverso il linguaggio controlla il proprio corpo e quando ingabbia il mondo, ok, e se stesso all'interno della rete del linguaggio, ovvero lo oggettivizza, se ne separa. E questa è una sottrazione paradossale poiché ci fa esistere solo quando perdiamo il nostro contatto con il mondo, ok? Quando perdiamo quel sapere corporeo immediato dell'esperienza animale, soltanto quando ci separiamo dal mondo c'è umanità, ok? Quando c'è controllo. In questo senso l'animale, quello che Derrida ha tanto pensato al singolare generale, è la vita catturata dal linguaggio. E per concludere, le ultime battute, la prima e più ferrea gabbia è la gabbia della parola, ok? E che intrappola l'animale dentro uno schermo lessicale, qualcosa di grammaticale, una regola grammaticale, un campo di aspettative, dove noi sappiamo già cosa c'è di contenuto, ok?
Dunque, la storia del linguaggio è la storia del dominio del proprio comportamento, e l'animalità è ciò che è al di qua del linguaggio, tutto ciò che sfugge al nostro concetto. Dunque, l'animalità non è l'essenza animale, ma è tutto quello che sfugge al concetto del linguaggio, tutto ciò che è fuori, che permane nel mondo reale, e tutto ciò che è a contatto con se stesso, che è immanente, tutto quello che trascende il linguaggio. Perciò l'animalità è una crepa sul muro, è l'amore, è qualsiasi cosa che sfugge al concetto del linguaggio. E questa è la mia conclusione. Grazie. Direi che è il mio turno. Io sono qui per parlarvi, perché appunto mi sono laureata in filosofia del diritto e ho sempre ritenuto che i diritti siano qualcosa di fondamentale in una società, perché sono i diritti che ci permettono di avere valenza, di poter anche richiedere qualsiasi cosa, di poter anche essere legittimati a difenderci qualora ci vengono effettuati dei soprusi. Una persona o un individuo in una società in cui non ha diritti è una persona che non ha nemmeno valenza davanti alle leggi, non ha valenza davanti alla giustizia stessa. E quindi la domanda che ci si pone è: ma chi sono quegli individui che sono davvero meritevoli quindi di avere diritto? Io ritengo che in questo contesto di abbattimento dell'antropocentrismo, che molti considerano, e credo anche noi qui all'unanimità, una delle pieghe, delle piaghe più grosse che ha investito il mondo contemporaneo, il fatto che l'uomo si considerasse sempre il centro del mondo, della terra, dell'universo, che questo quindi gli desse proprio, no, il diritto di utilizzare la natura, l'ecosistema, di utilizzare anche, proprio dico utilizzare come oggetti, nel senso di oggettificare tutti gli altri individui che abitano il nostro pianeta a suo piacimento, io credo che uno dei modi che possa essere quello di sconfiggere quindi questo antropocentrismo, per riuscire a far capire che l'essere umano non è il centro di tutto, ma non siamo altro che un filo della ragnatela che va a comporre la terra, che va a comporre il nostro ecosistema, e dobbiamo rendercene conto al più presto se vogliamo evitare la distruzione totale, sia il fatto di considerare, di renderci conto, appunto, scusate la ripetizione del fatto, che noi esseri umani non siamo gli unici ad avere diritto di avere diritti. Per me uno dei filosofi fondamentali che mi hanno affascinata di più è stato John Rawls. John Rawls è a livello internazionale considerato uno dei più influenti filosofi politici del Novecento. Addirittura il premio Nobel dell'economia Amartya Sen infatti afferma che è di gran lunga il più importante filosofo politico, e la sua teoria è la più importante che sia mai stata presentata in questo secolo. Quindi, quando vogliamo parlare di filosofia e diritti o filosofia e politica, dobbiamo per forza passare da John Rawls. John Rawls ha scritto due libri fondamentali. Il primo si chiama Una teoria della giustizia, il secondo Liberalismo politico. Egli definisce la giustizia come la prima virtù delle istituzioni sociali, e così come lo è la verità nei sistemi di pensiero, e così come è necessario abbandonare una teoria se non è ritenuta vera, allo stesso tempo bisogna abolire e riformare delle leggi se sono considerate ingiuste. Dunque Rawls si può ben dire che si occupa di giustizia sociale, che è un tema, wow, cioè secondo me, secondo tutti è fondamentale. E le sue radici affondano nel contrattualismo classico, vi ricordate quello di Hobbes, di Rousseau, di Locke e di compagni, e soprattutto il suo pensiero si può essere considerato come deontologico, nel senso che, per esempio, a differenza di quello utilitaristico, egli ritiene che un'azione è giusta se rispetta certi principi fondamentali e non a seconda delle conseguenze causate. Quindi il nucleo fondamentale sono dei principi che devono essere rispettati in quanto tali. Proprio per questo si parla di giustizia su base deontologica. E, date appunto le sue influenze contrattualiste,
Rawls considera la società come un ecosistema di cooperazione nel tempo, poiché all'interno del contrattualismo si riteneva che le persone si mettevano, o comunque individui, i membri della società si mettevano insieme a formare una società se potevano avere del vantaggio reciproco e quindi se cooperando tra di loro potevano riuscire ad avere dei vantaggi ed uscire anche dalla posizione di homo hominis lupus, quello che appunto diceva Hobbes. Una società può essere considerata ben ordinata e quindi una società ben ordinata è una società in cui ognuno accetta ed è consapevole che anche gli altri membri della società accettano gli stessi membri di giustizia politica se vi è una concezione pubblica della giustizia e quindi, come dicevo, se tutti i membri di questa società accettano pubblicamente la stessa concezione di giustizia, allora si può parlare di società ben ordinata ed è ciò a cui vuole arrivare Rawls. Però adesso arriviamo al concetto che secondo me è il più affascinante di Rawls e che può veramente aiutare a determinare oltre che dei principi equi, anche a determinare quali sono quegli individui che sono meritevoli di diritti e quindi che possono far parte della giustizia. Per definire quindi giusta una società, tale società deve essere fondata su criteri di giustizia scelti su base razionale e quindi che possono essere razionalmente condivisi da tutti gli individui che fanno parte di questa società. Per fondare in modo razionale i principi di giustizia che persone libere uguali accetterebbero di perseguire all'interno della società, Rawls si immagina una situazione iniziale che viene definita come posizione originaria. In questa situazione iniziale, quindi in questa posizione originaria, vi sono degli individui, che poi saranno gli individui che andranno a far parte del contratto sociale e che poi, quindi facendo parte del contratto sociale, andranno a costituire tutte quelle leggi, quei principi che faranno parte della società. Questi individui non hanno la più pallida idea di quali sono le proprie caratteristiche, ovvero di quali sono quelle peculiarità che poi li andranno a contraddistinguere nella società. Infatti, in questo modo, Rawls nasconde tutte le qualità che possono in qualche modo portare vantaggio o svantaggio agli individui, quali la classe sociale, la posizione economica, la razza, la chiama razza, l'etnia, anche per esempio il fatto di avere un quoziente intellettivo più alto oppure un quoziente intellettivo più basso, la forza fisica, il genere, il sesso, nasconde tutte queste caratteristiche dietro un velo dell'ignoranza, lo chiama proprio velo dell'ignoranza. In questo modo quindi queste persone, questi individui che non sanno se saranno maschi, femmine, africani, bianchi, se saranno ricchi o poveri, dovranno per forza andare a scegliere dei principi che andranno a difendere attraverso le leggi qualsiasi posizione, qualsiasi siano le caratteristiche poi gli individui stessi andranno ad assumere. È lo stesso discorso per esempio di prendere una fetta di torta e di tagliarla. Se noi non sappiamo quale di queste fette di torta andrà a noi, faremo il possibile affinché tutte queste fette di torta saranno uguali tra di loro e che quindi qualsiasi sarà la fetta di torta che andrà ad arrivare a noi, noi comunque ne saremo contenti. Allo stesso modo i contraenti del contratto sociale, coloro che andranno a costituire il contratto sociale, faranno delle leggi in modo tale che qualsiasi sia la loro posizione, qualsiasi siano le loro caratteristiche, comunque potranno essere contenti di ciò. Potranno essere contenti di essere poi nel mondo e di fare parte di questa società, in modo che nessuno si trovi svantaggiato o avvantaggiato rispetto agli altri. In questo modo, grazie al velo dell'ignoranza, l'imparzialità è garantita. Le decisioni effettuate infatti nella posizione originale sono, come vi dicevo, prese da soggetti aventi delle restrizioni, che sono queste restrizioni sono tutte quelle caratteristiche che potrebbero andare a vantaggiare o svantaggiare una certa persona, come succede ovviamente attualmente adesso nella nostra società. E quindi Rawls afferma che i principi di giustizia che per forza, avendo queste restrizioni, gli individui andranno a scegliere sono due. Il primo è ovviamente che ogni persona ha uguale titolo a un sistema pienamente adeguato di uguali diritti e uguali libertà. Quindi ogni persona deve avere gli stessi diritti e le stesse libertà di tutte le altre. Il secondo principio invece afferma che le disuguaglianze sociali ed economiche devono soddisfare due condizioni.
La prima è che devono essere associate a posizioni cariche innanzitutto aperte a tutti, in condizioni di equa eguaglianza delle opportunità, quindi tutte le posizioni sociali devono per forza essere aperte a tutti ovviamente. E il secondo principio, che è uno tra i più interessanti, è il principio di differenza, ovvero che si possono giustificare le disuguaglianze sociali soltanto a patto che queste disuguaglianze portino ad avvantaggiare i membri che sarebbero svantaggiati nella società. Quindi io posso premettere delle disuguaglianze sociali soltanto se porto sulla stessa linea di partenza tutti gli individui facenti parte di questa società. In questo modo appunto io elimino le disuguaglianze attraverso il principio di differenza. Non è un caso se quindi attraverso questa teoria, che io vi assicuro ritengo una tra le più belle che ho mai sentito riguardo la giustizia sociale e tra anche le più fondamentali, questa teoria rossiana sia considerata tra le più forti e autorevoli della filosofia contemporanea. Infatti, proprio grazie al velo dell'ignoranza, siamo di fronte a una progettualità politica che è davvero in grado di fornire delle leggi, dei principi che possano garantire imparzialità ed eguaglianza a tutti i membri facenti parte della società. Però, vi è una grande mancanza che non in tantissimi, almeno quelli che conoscono Rawls a livello superficiale, sanno, ovvero che Rawls esclude dalla sua giustizia sociale due categorie di individui. Innanzitutto esclude dalla giustizia, dalla sua concezione di giustizia, dal contratto sociale, dal fatto che possono avere dei diritti diretti le persone con disabilità, e i secondi individui che esclude sono gli individui non umani, ovvero tutti gli animali che non appartengono alla nostra specie. Questo perché? Allora, la filosofa Martha Nussbaum individua essenzialmente due matrici che fanno sì che Rawls debba escludere le persone disabili e gli individui non umani. Innanzitutto la fedeltà di Rawls alle teorie contrattualiste. Difatti, come sappiamo, come vi dicevo, nelle teorie contrattualiste vi è il vantaggio reciproco che è proprio la base, e anche un'approssimativa eguaglianza di potere tra le parti. E queste sono appunto le ragioni per cui le parti contraenti decidono di fondare una società cooperativa. Quindi il vantaggio reciproco è una fondamentale uguaglianza di potere e di forza. Mentre la seconda matrice, secondo cui appunto Rawls esclude le persone disabili e gli individui non umani, è che Rawls ha una fortissima concezione kantiana della persona. Infatti egli ritiene che ogni persona deve essere sempre considerata fine e mai come mezzo, quindi fine in se stesso e mai come mezzo, a patto che rispetti e che raggiunga un determinato livello di razionalità. E quindi questo cosa comporta? Ovviamente che almeno secondo, diciamo così, gli standard del livello di razionalità che vengono descritti, o che magari che vengono generalmente considerati, porta ad escludere sia gli animali non umani che anche le persone che hanno delle disabilità cognitive o intellettive. Tale esclusione poi diventa ancora più grave se si considera il fatto che le teorie del contratto sociale fondano insieme due domande che dovrebbero essere distinte, ovvero da chi sono progettati i principi politici e per chi sono progettati i principi politici. Poiché da chi sono progettati, ovvero da persone libere uguali che hanno un certo lato di, che hanno un certo livello di razionalità, e per chi si congiungono, ovvero quelle stesse persone, quegli stessi individui che fanno parte del contratto sociale, poi sono anche coloro che si prendono per se stessi i principi e i diritti fondamentali, escludendo tutto il resto. Quindi da chi sono progettati, per chi sono progettati, diventa la stessa cosa. Questa sera, dato il tema dell'incontro, non mi soffermerò su questa grave mancanza di Rawls nel fatto che esclude le persone con disabilità, però mi soffermo sul fatto e sulle motivazioni che abbiamo già visto del fatto che Rawls esclude gli individui non umani dalla sua teoria di giustizia. E farò anche un'obiezione a ciò.
E per fare questa obiezione ci viene in aiuto un altro filosofo molto famoso, che ha scritto un libro meraviglioso che si chiama Lupo il filosofo, e che è Mark Rowlands, il quale anche Mark Rowlands è un contrattualista. Quindi non andrò a parlare di altre teorie filosofiche, ma comunque mi avvalgo all'interno delle teorie contrattualiste. Il quale, appunto, Mark Rowlands afferma che il contrattualismo, cioè che generalmente si crede che il contrattualismo non è in grado quindi di dare uno status morale diretto agli animali non umani, anche se però si potrebbe pensare che potrebbe comunque assegnargli uno status morale indiretto, in quanto gli animali non umani ricadono sotto l'affettività degli esseri umani, che gli esseri umani sono comunque i detentori dei diritti morali diretti. La ragione di ciò qual è? È che ovviamente si assume che gli animali non umani siano degli agenti non razionali e che l'approccio contrattualista comprende soltanto gli agenti razionali. Agenti razionali perché? Perché, come vi dicevo prima, da chi sono fatti i principi coincide con per chi sono fatti i principi, e quindi se sono fatti da agenti razionali coincide col fatto che questi principi sono fatti soltanto per gli agenti razionali. Rowlands afferma che sicuramente la questione sul fatto che del tutto o niente livello di razionalità, quindi o una persona totalmente razionalità, una persona, un individuo ha totalmente razionalità o un individuo non ha, è assolutamente discutibile come questione. Però proviamo anche soltanto ipoteticamente ad assumere che va bene, gli animali non umani non hanno la razionalità. Rowlands afferma che non c'è nulla nel contrattualismo che richieda che il contratto sia ristretto agli agenti razionali. Infatti, il fatto che i fautori del contratto sociale debbano essere concepiti come agenti razionali non comporta che i destinatari del contratto debbano essere agenti razionali. Quindi, che coloro che formano il contratto sociale, se sono agenti razionali, non comporta il fatto che comunque la giustizia e i principi non possono abbracciare anche gli agenti non razionali. Infatti, se la posizione contrattualista è applicata in modo coerente, i destinatari della protezione offerta dal contratto sociale i destinatari devono per forza includere anche non soltanto gli agenti razionali, ma anche quelli non razionali. Rowlands infatti si sofferma comunque sulla forma di contrattualismo rowlesiana, che come abbiamo visto per adesso è la più forte e anche la più influente. Quindi abbiamo visto che l'idea che forma il nucleo concettuale del contratto di Rawls è quella della posizione originaria associata al velo dell'ignoranza. E qui ci siamo, in quanto ci sono appunto tutti gli individui nella posizione originaria che non sanno quali sono poi le caratteristiche o comunque le peculiarità che andranno ad assumere poi nella società, e quindi devono per forza formare dei principi che andranno a garantire gli individui, qualsiasi sono le loro peculiarità, le loro caratteristiche che andranno ad assumere. Coloro che stanno infatti nella posizione originale sono concepiti come agenti razionali, preoccupati di porsi nella posizione più vantaggiosa possibile, dopo che si è alzato il velo dell'ignoranza. È la razionalità dei contraenti che fa sì che il contrattualismo sia incompatibile con l'assegnazione di diritti morali diretti agli individui non umani. L'argomentazione può essere esposta così. Mi dispiace che non ho le slide dietro, perché cerco di essere comunque di essere pac il più chiara possibile. Allora, coloro che occupano la posizione originale sono agenti razionali, e fin qua ci siamo, ok? Perché sono comunque persone che sono dotate di razionalità, così vogliono tutti i contrattualisti. Tali agenti razionali sono responsabili di formulare principi e leggi costituenti il contratto sociale, poiché sono questi agenti razionali che poi andranno a formulare le leggi e i principi. Ok. Quindi il contratto sociale e i principi morali inclusi potranno essere applicati soltanto agli agenti razionali. Ma gli animali non umani non sono agenti razionali, o almeno non sono considerati agenti razionali. Quindi il contratto sociale e i principi morali che incorpora non si applicano agli animali non umani. Ma i diritti morali diretti sono posseduti soltanto da coloro che sono inclusi nel contratto e nei principi morali incorporati.
Quindi la conclusione cos'è? Che gli animali non umani non possiedono diritti morali diretti. Ora faccio un attimo una piccola spiegazione, perché magari su cosa, esattamente per cosa si intende per diritti morali diretti o diritti diretti e diritti indiretti. I diritti diretti sono tutti quei diritti che io posso far valere in quanto si riferiscono direttamente alla mia persona e quindi si rivolgono direttamente a me come individuo. I diritti indiretti invece sono quei diritti che io posso far valere soltanto se li faccio risalire a un altro individuo che possiede dei diritti diretti. Un esempio per far chiarire ancora di più la situazione. Per esempio, se io come titolare di diritti morali diretti sono affezionata al mio cane, io posso far sì che nessuno rechi danno al mio cane. Questo non perché il mio cane abbia dei diritti diretti, in quanto è considerato un animale non razionale, quindi ha dei diritti indiretti, ma è perché io, in quanto titolare di diritti diretti, allora sono legata emotivamente al mio cane e quindi posso dire che nessuno ha il diritto di far male al mio cane. Quindi, se qualcuno danneggia comunque il mio cane, non va a violare dei diritti del mio cane, ma bensì va a violare dei miei diritti perché mi reca turbamento in quanto io sono affettivamente legata al mio cane. E questa è una cosa molto 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 proprio da distinguere, e vi è una differenza, quindi, come potete ben capire, fondamentale tra i titolari di diritti diretti, quando io posso farli esigere perché ci sono io come persona, e invece un altro individuo che non può farli esigere, ma li può far esigere soltanto se vi sono delle altre persone che lo tutelano in qualche modo. Il contrattualismo, quindi, compreso, se viene compreso in questo modo, è difficilmente può garantire quei diritti diretti agli animali non umani, quei diritti diretti che invece noi vogliamo attribuirgli. E non soltanto a loro, ma purtroppo tiene fuori anche una larghissima fetta di individui umani che però non rasentano quel livello di razionalità di cui si parlava. E qui non parliamo soltanto delle persone che hanno una disabilità cognitiva intellettuale, parliamo anche delle persone che sono in uno stato di senilità avanzata e anche di tutte quelle persone che sono ovviamente infanti e che tutti noi comunque ci siamo passati, perché anche i bambini e gli infanti neonati non raggiungono il livello di razionalità che viene appunto chiesta per essere titolari di diritti diretti. Eppure, secondo Rawls, questo è un metodo scorretto di interpretare il contrattualismo di Rawls. Infatti, per comprendere ciò, però, dobbiamo fare un piccolo rewind, un piccolo passo indietro. Allora, come vi dicevo, inizialmente Rawls ha individuato, vi ricordate, due principi di giustizia fondamentali. La prima è che tutti noi, adesso ho proprio detto in soldoni, tutti noi, tutti gli individui facenti parte del contratto sociale della società, abbiamo tutti diritto ad uguale, un sistema uguale di libertà e uguaglianza. Abbiamo tutti gli stessi diritti e la stessa libertà. Mentre il secondo principio si soffermava sul principio di differenza, ovvero che le differenze sociali sono giustificabili soltanto se si tende a far sì che tutti gli individui abbiano e partano dallo stesso livello e che quindi non vi sia alcuno svantaggio. Rawls afferma che è importante riconoscere che Rawls ha due argomenti essenziali per sviluppare questi principi, anche se generalmente si pensa che ci sia soltanto uno. Il primo è l'argomento intuitivo egalitario. Infatti afferma che vi sono delle proprietà vantaggiose, allora che un individuo o degli individui possono nascere con delle proprietà vantaggiose, quindi che gli portano vantaggio in un determinato contesto. Però queste proprietà non sono guadagnate, ma bensì non sono immeritate. Ad esempio, se io nasco, per esempio sto pensando, se nasco in una posizione sociale vantaggiosa, in una posizione sociale ed economica alta, e nasco magari di etnia, per esempio, europea, in un determinato contesto, posso essere vantaggiata rispetto ad altre persone. Questo però non è un mio merito, io non me lo sono meritata, sono nata così ed è stato semplicemente la fortuna, il caso naturale che ha fatto sì che io nascessi fortunata rispetto ad altri individui, sapendo com'è organizzata la società di adesso, come sono organizzati i diversi paesi. Quindi
è assolutamente importante che vi sia il principio di differenza e che quindi che si possano distribuire i beni proprio per far sì che non ci siano dei benefici diretti che siano derivati dal fatto di avere delle proprietà vantaggiose che non ci siamo meritati. Per esempio, no, io non posso essere posta in una condizione di vantaggio rispetto a un'altra persona che non è nata nelle mie stesse condizioni economiche e sociali. Dovremmo essere tutte e due partire dalla stessa posizione. Questo è fondamentale per una società giusta. Mentre il secondo argomento è il cosiddetto argomento del contratto sociale. I principi di giustizia, infatti, riguardano i principi di giustizia che sono difesi dimostrando che sono proprio quei principi che sarebbero adottati da agenti razionali nella posizione originale. Quanto ho di tempo? Due minuti. Scusate. Ok, allora, guardate, tolgo un bel po' di cose. Comunque abbiamo capito qual è l'argomento egalitario, nel senso che abbiamo capito quali sono quelle caratteristiche che non ci siamo meritati. Perfetto, allora sto tagliando un sacco. Torniamo al fatto quindi degli animali e qual è il discorso che fa Rowlands, qual è la giustificazione che fa Rowlands per far sì che anche gli animali possano essere compresi all'interno della giustizia. Allora, secondo Rowlands, l'inferenza dal punto 1 al punto 2, che dovrebbe essere qua dietro, ma adesso ve la dico io qual è, non è plausibile, nel senso che non è plausibile il fatto che gli individui che sono all'interno del contratto sociale, che sono razionali e che sono quelli che formulano le leggi, si appropriano delle leggi stesse, dei principi e che facciano sì che valgano solo per loro. Quindi non è detto che quei principi e quelle leggi che gli individui razionali formano valgano solo per gli individui razionali. Questo proprio, secondo Rowlands, non ha alcuna sussistenza. E questo perché? Semplicemente perché una persona non può decidere se sarà o meno razionale, così come non si può decidere se si sarà con la pelle chiara, con la pelle scura, di quale colore, non si può decidere se si nasce maschio o femmine, non si può decidere se si nasce eterosessuali, bisessuali o omosessuali. Queste sono caratteristiche con cui si nasce che non danno, che sono moralmente arbitrarie, poiché non sono nate, quindi nessuno se l'è guadagnato in qualche modo, e che quindi non si può trarre benefici dal possesso di queste caratteristiche. Se quindi essere razionali non è una quella è una caratteristica che deve essere posta dietro il velo dell'ignoranza, esattamente come è posto il genere, il sesso, l'etnia, la posizione sociale, il quoziente intellettivo. Se noi non sappiamo se nasceremo razionali o non razionali, se nasceremo cane, gatto, maiale, mucca o appartenente a quale specie, vuol dire che dobbiamo per forza creare dei principi che possano tutelare i diritti diretti di qualsiasi specie ci sia su questo pianeta, proprio per una questione non di compassione, non di, diciamo così, di benevolenza, ma anche per noi stessi, per una questione di giustizia. Dobbiamo per forza far sì, per noi stessi, nel senso che seguendo questo ragionamento, noi non sappiamo se potremmo essere nati disabili, non disabili, appartenenti a quale specie, come vi dicevo, no? Quindi, per noi, per la questione del velo dell'ignoranza, per il contratto sociale, dobbiamo per forza guidare e stipulare dei principi, delle leggi che vadano a tutelare tutti gli esseri viventi e senzienti su questa terra. Questo quindi è quello che ho da finire, visto che purtroppo sono andata così avanti che non pensavo sinceramente di avere così tanto da dire, e quindi io credo che se interpretato in questo modo l'argomento del contratto sociale di Rawls e in particolare del velo dell'ignoranza sia comunque un metodo, uno strumento fondamentale per far sì che la giustizia sia data a qualsiasi essere vivente e senziente su questa terra. Grazie. Io ringrazio i nostri relatori per essere intervenuti, per averci aiutato ad affrontare le grandi tematiche e problematiche del nostro tempo attraverso tre punti di vista differenti, ma che sono in grado di dialogare fra loro. E proprio per introdurre un dialogo proprio rispetto a
questi punti di vista, se il pubblico vuole intervenire, se ci sono delle domande, se ci sono degli interventi oppure degli approfondimenti che si vogliono richiedere ai nostri relatori, questo è il momento giusto per farlo. Prego. Sono due domande in una, vediamo di chiarire un po'. Antropocene non significa esattamente che l'uomo ha cominciato ad alterare l'ambiente in maniera negativa. Antropocene vuol dire più esattamente che Homo sapiens fondamentalmente ha lasciato un'impronta non soltanto ecologica, ma un'impronta geologica a livello planetario. Perché se si intende il fatto di lasciare utensili, innanzitutto gli utensili non esistono soltanto in termini umani, persino gli scimpanzé comunque hanno sviluppato degli utensili che possono essere ritrovati, o comunque degli oggetti leggermente lavorati. Ovviamente c'è un modo di lasciare tracce, che può essere lasciare tracce da un punto di vista organico, però il fattore diverso è estremamente rilevante la quantità. Se noi dovessimo andare ad avere con una fotografia 200.000 anni fa, poco dopo la nascita di Homo sapiens, fondamentalmente non ci accorgeremo che una specie soltanto ha lasciato una traccia così significativa. Fondamentalmente vedremo un insieme, una rete di testimonianze organiche, ok? Quindi fondamentalmente si pensa soltanto al quantitativo di ossa e resti di animali che noi utilizziamo per l'allevamento. Fondamentalmente è qualcosa che è un unicum, vedremo i segni anche di un'estinzione che fondamentalmente viene a coincidere con la comparsa di una specie biologica come Homo sapiens. Quindi in realtà non prettamente quello che c'è da capire è quando il nostro apporto tecnologico ci ha fatto uscire dai cosiddetti equilibri. Fondamentalmente in termini più scientifici, quando Homo sapiens ha rotto il processo di omeostasi, perché è lì che bisogna andare ad interrogarsi, quando Homo sapiens ha rotto il processo di omeostasi, cioè la capacità di agire all'interno di un ambiente, che l'ambiente fondamentalmente non è una cosa, non è un paesaggio, non è lo sfondo di un computer che noi decidiamo di cambiare, lo apprezziamo esteticamente, l'ambiente siamo noi, noi siamo noi stessi un ambiente composto da miliardi di batteri, e a nostra volta noi facciamo ambiente insieme a piante, funghi, animali e qualunque altra forma del vivente. E capire quando fondamentalmente una specie riesce a mettere in crisi la rete che supporta le stesse condizioni della sua stessa esistenza, allora lì diventa problematico. E pensare all'uomo dominatore della natura, si può fare, se è possibile pensarlo in questi termini. Razionalmente parlando, quello che stiamo facendo non è dominare la natura, quello che stiamo facendo è andare a sfidare le leggi della termodinamica, che fondamentalmente delle decisioni politiche economiche di Homo sapiens non si interessano affatto. Appunto, come dicevamo prima, da un punto di vista termodinamico non possiamo definire un sistema isolato, un sistema chiuso alla Terra, perché comunque c'è un interscambio di materia, c'è un interscambio di energia, ma si può dire che questo interscambio di materia e di energia è insignificante,
nel senso che se non ci fosse il sole non ci sarebbe vita sulla Terra, ma il sole può dare un quantitativo limitato di energia, e questo quantitativo di energia deve essere dosato, perché altrimenti se noi andiamo ad utilizzarne di più, la società e l'umanità stessa collassano. Lo scambio per quanto concerne la materia, se dovesse diventare significativo, credo che ci sarebbero problemi peggiori dell'antropocene se lo scambio di materia diventa significativo. Penso che di aver risposto anche sulla natura, se no dovremmo dilungarci. Tutto un altro argomento. Qualcun altro vuole intervenire? Perché altrimenti io avrei una domanda da sottoporre a Nicola riguardo il tuo intervento. Perché tu a un certo punto hai detto che quando Homo sapiens dice io, in quel momento si emancipa, per così dire, dall'animalità, ne prende le distanze e crea una sorta di solco incolmabile. E è però altrettanto vero che l'uomo dice l'animalità, ha creato attraverso il linguaggio, che tu hai ben spiegato, un termine all'interno del quale, Derrida ha analizzato molto bene questo percorso, l'animalità viene inglobata, viene detta, viene descritta, viene analizzata. La domanda che mi sorge spontanea a questo punto è: com'è possibile, attraverso il dispositivo del linguaggio, per quel dispositivo con cui l'umanità prende le distanze dall'animalità, arrivare a comprendere quel dominio, che è appunto il dominio dell'animalità, utilizzando appunto lo strumento del linguaggio, con cui l'umanità invece prima si era servita per prenderne le distanze, per creare da essa una distanza, perché sembrerebbe quasi una contraddizione. Sì, infatti è un po' una contraddizione, nel senso che intanto l'uomo, diciamo che emerge da questa frattura tra l'io e il mondo, dopodiché questa frattura è il dispositivo stesso con cui noi siamo qualcosa, quindi noi siamo umani perché apparteniamo, siamo inseriti all'interno della rete del linguaggio. L'animalità, come ho detto prima, è qualcosa che sfugge al linguaggio, è qualcosa che sfugge ai nostri concetti, è qualcosa anche che trascende il linguaggio. Per esempio c'è un filosofo molto importante che è Felice Cimatti, e secondo lui l'animalità è qualcosa che appare, non è qualcosa che bisogna cercare. Per esempio all'interno della fotografia è qualcosa che appare molto bene, qualcosa che possiamo notare, qualcosa che sfugge alla staticità del momento. Per esempio in una fotografia dove ci sono dei soggetti che vogliono essere ripresi, c'è qualcosa che sfugge al controllo statico, magari un cane che si gira e non riesce a stare fermo, oppure degli animali che si girano dall'altra parte perché non sono interessati a noi. Cioè è qualcosa, diciamo, che non ci guarda, è qualcosa che noi dobbiamo osservare come fossimo noi osservati da quegli oggetti, in un circolo vizioso. Cioè il punto dell'animalità è come riuscire a essere visti dal punto di vista del mondo. Questo è molto complesso, perché dobbiamo oggettivare noi stessi, dobbiamo essere solo corpo. Questo è un problema, perché il nostro corpo esiste, ma è diciamo inserito in questa rete del linguaggio. E uscire dal corpo, per esempio, ci sono molte pratiche come lo zen, lo yoga, che per esempio c'è una pratica molto famosa che è lo zazen, che significa lo stare seduti, dove tu devi esclusivamente stare seduto, non devi fare null'altro, per cui devi essere immanente a quel momento qua. Il tuo corpo deve solo stare seduto, non deve fare nient'altro, perché tutto ciò che noi, diciamo, nella nostra vita di tutti i giorni trascendiamo, per esempio io adesso sto parlando ma sto pensando a dopo, o sto pensando a un momento, sto creando qualcosa attraverso il linguaggio, dobbiamo fermarlo ed essere solo il corpo che siamo, un corpo animale. Quindi riuscire a utilizzare il nostro sapere corporeo, immediato, diretto contatto con il mondo, e non più un sapere linguistico razionale, qualcosa di già prestabilito, una rete dualistica di io, oggetto. Per cui è molto complesso il discorso, però ci sono dei metodi per vedere l'animalità. L'animalità non si può cercare, non si può sapere. L'animalità in un certo senso si vive in questo senso. Qualcun altro? Perché io in realtà ne avrei anche una seconda di domanda, però
No, che vorrei fare a Nathan, perché prima ha toccato, ha solo sfiorato un argomento che a mio modo di vedere invece è fondamentale per quanto concerne appunto l'autoanalisi. A un certo punto hai detto che se pensiamo di mettere di fronte a ogni cinese, a ogni indiano, ti ho fatto ovviamente l'esempio di due nazioni iperpopolate, un televisore al plasma, di mettere tutte queste persone su una macchina, il fine ultimo di questo processo comporterà inevitabilmente la crisi ecologica che stiamo vivendo. A me pare di intuire, da quello che tu hai appena detto, che la crisi ecologica che caratterizza la nostra epoca si correli molto bene, molto da vicino, con il problema demografico. Sbaglio? Allora, per dirla in breve, perché è difficile dirla in breve, la questione demografica è uno dei più grandi tabù di sempre. Cioè, riuscire a arrivare a questo punto di astrazione attraverso il quale noi possiamo riflettere sulla nostra capacità in quanto specie di riprodurci e riuscire a porre a noi stessi un freno, nonostante materialmente noi avremmo la possibilità di continuare ad espanderci, questo implica una capacità di considerazione dell'umanità da fuori, perché fondamentalmente per noi da un punto di vista genetico pensare a propagarsi è assolutamente normale, da un punto di vista culturale è assolutamente accettato e incoraggiato, da un punto di vista morale ed ecologico è fondamentalmente uno dei più grandi crimini che si può fare in questo momento a livello ambientale. È difficile dirlo, è molto più facile far passare il concetto che non so, che mangiare manzo sia peggio che andare a prendere un hamburger di soia, questo è più facile farlo passare nonostante tutto, ma andare a dire alle persone che fondamentalmente andare a procreare ad un certo ritmo, comunque facendo più figli ad ogni generazione, secondo una logica in base alla quale fondamentalmente ogni due persone non se ne riproducono altre due o meno, ma se ne fondamentalmente per una coppia arriviamo ad avere tre figli e più, questo diventa fondamentalmente violare uno di quei diritti fondamentali che noi accettiamo per la nostra società, cioè la possibilità di decidere fondamentalmente delle proprie possibilità di riproduzione. E questo è un argomento altamente scottante, perché fondamentalmente, come dicevamo prima, 11 miliardi di esseri umani in questo pianeta non è in grado di sopportarne. E non è questione di tecnologia, è questione anche prettamente di spazio e materia. E ci sono tantissimi modi per ridurre gli sprechi, ci sono tantissimi modi per sostituire tecnologie desuete, inefficienti, con tecnologie più moderne, ma il punto è che se la nostra logica è quella della crescita continua, se il nostro problema anche a livello di governi è quello di trovare un meccanismo per far ripartire la macchina dell'economia e darci più benessere, allora il problema stesso è quello del benessere. Forse dovremmo reinterrogarci proprio domandandoci etologicamente, in quanto animali, di che cosa abbiamo realmente bisogno, perché forse non comprendiamo di quello di cui abbiamo realmente bisogno, perché se noi comprendessimo i nostri bisogni avremmo una razionalità maggiore nel porci dei limiti. Questa cosa l'avevano capita benissimo i greci col concetto di metroni, invece noi pensiamo che sia ben più facile andare su Marte, colonizzare un altro pianeta, piuttosto che cambiare sistema economico, modello economico. Infatti è molto più probabile convincere qualcuno sulla reale possibilità di trasferirsi su Marte quando questa cosa scientificamente non dico che sia impossibile, ma non è nell'ordine delle cose. Perché se noi non parliamo di fantascienza, cioè parliamo di qualcosa che non è nell'ordine dei prossimi centinaio o millennio, fondamentalmente parleremo anche di fantamorale, di fantapolitica. Non possiamo basare, come si dice, se domani scoprissimo l'esistenza di un siero per la felicità, allora avremmo l'obbligo morale di raccomandarlo a tutti quanti? Questa è una domanda fondamentalmente senza nessuna logica. Il punto è che dobbiamo valutare quali sono le nostre possibilità nell'oggi, altrimenti come se ci trovassimo persi in una foresta e nonostante avessimo delle risorse a disposizione non le razionassimo perché per qualche fiducia intrinseca nel fatto che qualcuno ci venga a prendere da un momento all'altro, ma noi non abbiamo la certezza, noi non possiamo continuamente insistere
in questo Deus Ex Machina che è la tecnologia. In ultima istanza, per ricollegarmi a quanto è stato detto oggi dagli altri relatori, se c'è qualcosa che si può fare in ambito di diritti. Cioè, io ho concluso il mio primo libro Mangeresti un vegano verso un orizzonte biocentrico domandandomi se fondamentalmente come possiamo scendere a patti con le altre specie. Fondamentalmente va bene l'animalità, ma cosa dire di piante, batteri, funghi, come accettare la loro esistenza in questo mondo? Se noi non sapessimo che forma del vivente dovremmo occupare, quale sarebbe il mondo migliore possibile? Fondamentalmente l'unica risposta che mi viene, biologicamente parlando, è un mondo in cui ci sia quantomeno lo spazio di manifestazione per ogni specie. Fondamentalmente lasciare spazio e risorse sufficienti per cui ogni forma di vita possa quantomeno esprimersi, trovare, perché fondamentalmente è erroneo pensare che le specie siano delle categorie genetiche. Le specie non sono categorie genetiche. Una specie quando si estingue non è la fine di un insieme, di un pool genetico, è la fine di una traiettoria che infinitamente ci precede e infinitamente potrebbe succederci. È fondamentalmente una storia, una lotta costante che ha fatto sì che alcuni individui sono morti nel tentativo di replicarsi, sono morti nel tentativo di portare avanti una loro storia che non è solo una storia biologica, ma è una storia bioculturale. E fondamentalmente nel momento in cui noi pensiamo di fare della Terra il nostro grandissimo parco giochi, di allevare soltanto le specie che vogliamo, di riprodurci fino e continuare a crescere in termini di benessere fino a ridurre le altre specie sull'orlo dell'estinzione, fondamentalmente noi stiamo commettendo un crimine di una portata immane. E quindi sì, fondamentalmente non ripensare alla demografia significa non ripensare all'economia, significa non ripensare schiettamente al nostro numero. E il numero di esseri umani su questo pianeta deve essere problematizzato, questo sarà uno dei più importanti obblighi morali della società contemporanea. Una tesi molto forte quest'ultima, chiaramente. Se qualcuno vuole dire ancora un'ultimissima cosa, abbiamo ancora 10 minuti prima di liberare l'aula. Prego. No, ascoltando soprattutto il primo intervento mi fa riflettere quindi sulla cultura greca e ancora l'insegnamento del senso di limite, allora. Quindi ripensare in modo serio però la cultura greca nel suo insieme, nello specifico il senso del limite, come aveva anticipato anche lei, Catanebron, con la giusta misura che si è persa, ma in una doppia facciata, perché sia nella vita politica, nella vita sociale associata, sia all'interno di noi stessi, nopis e auton, conosci te stesso e la giusta misura. E quindi ripensare la nostra vita su questo concetto. Noi invece siamo entrati nella cultura del non limite. E su questo, a parte, cioè, se noi pensiamo ad esempio tutto l'industrialismo e come appunto ha detto varie volte, no? Colture intensive, un tipo di produzione socialmente organizzato come il capitalismo, ebbene dov'è il limite? Qual è il limite? E come diceva appunto lei, mi viene un'altra tesi in testa, ovvero quella di Nietzsche, adesso ripresa nell'ambito di un certo del Dio e morto di Nietzsche, il nichilismo sostanzialmente. Questo è il nichilismo, cioè se l'unico fine, l'unico scopo è, come ad esempio, l'utile, ma l'utile è un concetto che viene autopotenziato all'infinito, è a scopo di per sé, e cioè è nulla, è nichilismo, ci sta portando sempre di più dentro a questo nulla. Quindi va forse la giornalizia, sicuramente su questo. Fondamentalmente l'antropocene è il parossismo dell'ubris, cioè non so se si ricorda l'esempio quello di Serse che fa frustrare il mare perché il mare ha affondato le sue navi. Fondamentalmente noi siamo arrivati in questi termini, noi fustighiamo qualunque parte della natura, di quella cosa che chiamiamo natura ma che preferisco chiamare wilderness, cioè da wild in inglese l'idea che ci sia una libertà biologica dal dominio dell'umano. Ecco, noi tendiamo a fustigare qualunque cosa, lo facciamo ad esempio con i grandi carnivori, qualunque cosa possa minare il nostro controllo, la nostra idea di avere sul mondo un parco giochi, noi tendiamo ad abbatterla, a schiacciarla. E per quanto riguarda l'insegnamento dei greci, i greci l'avevano capito abbastanza bene già da Tucidide, quando fondamentalmente col discorso dei Mili e degli Ateniesi si è spiegato che soltanto una società imperialistica è votata all'autodistruzione.
La società imperialistica non si distingue da un cancro, perché cosa distingue un buon organismo, un organismo che funziona, da un cancro? Il cancro non è in grado di limitare la propria crescita, e fondamentalmente per questa volontà di potenza, volontà di vita, arriva fondamentalmente ad un annichilimento. Al contrario, una società che è in grado di autoregolarsi, che si basa su principi della resilienza, che guarda, come dire, all'interazione, alla cooperazione, alla capacità di porsi dei limiti e degli equilibri, lì vi è una possibilità di prosperare, altrimenti la continua crescita non porterà ad altro che a quello che è accaduto all'impero romano, fondamentalmente. E qui Lucio Nero Seneca aveva detto fondamentalmente che la crescita è lenta, ma il declino è incredibilmente rapido, e fondamentalmente quello che vedremo con la società moderna per quanto concerne tutti i picchi. Abbiamo avuto il picco dell'oro, del rame, del petrolio, siamo arrivati ad avere, come dire, a livello di exploitation, a livello di consumo, abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere, lo stiamo consumando, ora stiamo vivendo sul picco. Però il punto è che siamo cresciuti lentamente, ok? Siamo arrivati dall'inizio della storia di Homo sapiens a questo punto. Il fatto è che il declino sarà tremendo. Perché? Perché quando avremo finito le risorse, avremo poco tempo, non ci sarà più quella varietà biologica, quella capacità del mondo di pazientemente incassare la nostra caduta. Fondamentalmente ci sarà terra bruciata ad accoglierci, e lì precipiteremo. Fondamentalmente il vero senso del nichilismo non è che stiamo imponendo questa cosa a noi stessi, il vero senso del nichilismo è che la stiamo imponendo a qualunque forma dell'umano non occidentale, a qualunque forma del vivente. In ultima battuta, per quanto concerne l'animalità, è vero, se noi ci comportassimo come un cancro e avessimo le tecnologie per farlo, potremmo andare ovunque nello spazio, ma fondamentalmente una volta conquistato lo spazio, allungata la nostra vita, aumentata la quantità dei nostri piaceri, fondamentalmente non avremmo cambiato di una virgola quelle che sono le nostre necessità, i nostri desideri in quanto fondamentalmente animali, che sono fondamentalmente avere del cibo, un riparo e la possibilità di riprodurci. Quindi fondamentalmente avremmo fatto un'infinita strada soltanto per trovarci soli, avendo annichilito tutti i nostri fratelli biologici. Io ringrazio nuovamente Nicola, Nathan e Sofia per essere intervenuti. Il tempo a nostra disposizione è finito. Sicuramente le cose di cui abbiamo avuto modo di parlare questa sera ci fanno andare a casa con qualche riflessione in più, con qualche interrogativo in più e magari possibilmente anche con qualche spunto d'azione in più, perché no? Io vi ringrazio per essere venuti, vi ricordo che se volete seguire le prossime iniziative della Civetta di Minerva potete seguirci su Facebook. Vi ringrazio di nuovo.